Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi torno con mitologia greca. Nello scorso episodio ho fatto un video riguardo un argomento matematico, il teorema dell'eterno ritorno, e oggi siamo al 17° episodio di mitologia greca e vi voglio narrare un mito molto celebre, quello di Apollo e Dafne. Eros, che era il dio dell'amore carnale, era geloso di Apollo poiché tutti lo reputavano il più bello tra gli dèi. Allora decise di fargli un dispetto, gli tirò una delle sue frecce che lo facevano innamorare e così che Apollo si innamorò di una ninfa, Dafne, ma al tempo stesso Eros fece sì che Dafne disprezzasse Apollo utilizzando una freccia fatta di piombo arrugginito. Quindi in questo modo Apollo si trovò in una situazione di accanimento amoroso comunque, perché Dafne lo rifiutava e in maniera malamente. Un giorno Apollo inseguì Dafne proprio perché voleva averla per sé, ma Dafne, spaventata ormai dal fatto che Apollo la stava per raggiungere in questo inseguimento, chiese a suo padre, che era Pereo, una divinità fluviale, di salvarle la vita. Così Pereo la trasformò in una pianta di alloro. Ed è proprio per questo che Apollo portò sempre poi in testa una corona di alloro e che tutti gli eroi portano una corona di alloro in memoria di Apollo, che vuole sempre ricordare la sua amata Dafne.